Thank you.
Thank you.
Grazie.
sarà quella del interlude della Giuseppe, che a sua volta naturale, naturalmente, non aspetterà comunque di stile ben diverso, e quindi eseguirò questo brano di incrementi, diciamo, secondo in qualche modo la forma, il ritmo e il frasetto del Giuseppe che seguirà e che esprimerà una specie di risoluzione di un'enigma, di una musica che è rimasta sospesa e che poi risolve il Giuseppe. La stessa cosa in realtà per Randur, che è un brano molto breve, il ritmo di valzer, ma in realtà il valzer, come sappiamo, è abbastanza imparentato con la mazurka, anche se la mazurka è una danza che ha degli accenti più caratteristici spesso sui tempi dei. La mazurka di Chopin però è una mazurka quasi politonale, nel senso che ogni voce ha una tale indipendenza armonica che, pur essendo un brano da minore, veramente spinge lì la tonalità della politonalità. È vicina al Louvre di Antonio Renzi. Invece gli altri accostamenti sono più normali, infatti l'esposizione numero 1 è un brano strutturalista del 57, che ovviamente è un brano importante, brano di una forte che abbia scritto, un brano finito dei Gaffoni, seriale, derivato però da un progetto grafico, da un grafico vero e proprio, lui ha cercato di trasferire le linee di questo grafico per le particolari geometrie simmetriche in linee musicali. Quindi è un brano di grande difficoltà perché la partitura non segue dei ritmi musicali ma dei ritmi grafici. Le variazioni di Webern sono forse l'origine più diretta di questo brano, essendo che quello è un altro decafonico e avendo in comune una predilezione però per una certa, non dico cantabilità, ma comunque una certa flessibilità che attinge comunque al romanticismo. Ossia, lo stesso Webern, che da molti è visto come un compositore assolutamente rigoroso, freddo, asettico, calcolatore, invece al contrario ci teneva che la sua musica, pur essendo costruita diciamo con regole molto ferree, esprimesse sempre dei sentimenti, delle emozioni, delle passioni, tanto che in una edizione delle variazioni a 27 in cui lui scrisse dei segni dei suggerimenti per il pianista che fece la prima esecuzione ci sono appunto le sue indicazioni a matita e sono indicazioni del tipo rallentando, accelerando, con passione, con ardore, con fuoco, commosso, l'annuendo, ecco, sono tutte parole che non ci farebbero mai pensare a Webern, invece no, lui stesso voleva questo, altrimenti scrive un'altra lettera, per la mia musica viene suonata in maniera così impossibile, sembra una musica di un pazzo. Quindi questo fa anche riflettere sul motivo per cui molto spesso questi compositori sono magari oggi incompresi e non piacciono, perché forse è un po' anche colpa nostra, perché non è mai abbastanza quello che va fatto per rendere questa musica comunque ricca di significati che possono direttamente arrivare a chi ascolta. Il resto dei brani sono anche stati secondo così parametri abbastanza evidenti all'ascolto. Thank you.
Thank you.